andando più su. Oh. Oh. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, scusateci, ma i poteri forti ci hanno, sì, stamattina ci hanno veramente fatto, ci hanno fatto veramente arrabbiare. E noi, schiavi del sistema. Dai, ragazzi, ci siamo. Ecco. Oh, che ora abbiamo fatto? Ma 149, 19 minuti a smontare il computer. Between the sheets, velocissimi. Oggi questa mattina andiamo un pochino più di corsa. Questa mattina ci sono 17 gradi, anzi 16. Ecco. E ha piovuto nella notte, quindi è bagnato, c'è un po' di umidità in giro. Ma sì, quello che è. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Corriere della sera. Buongiorno. La stampa. La stampa. Quella sera non hai salutato il tuo presidente. Che no, ma adesso lascia, e lui è impegnato adesso. Come impegnato? Come te? No, è impegnato a pensare agli investimenti sulla squadra? Sì, primo. Secondo, a come dare i premi. Premi partita. Ah, ok, premi di dare. Li può, e cioè, poi, e può poi... mettere, li può mettere, non so se li dia. Ma... Opa, sì, sì, ci siamo, ci siamo. Sì. Allora, iniziamo a fare i salutoni da lunedì. Allora, Maurizio Bensi. Buongiorno Sergio Giordano. Scusateci il ritardo, ma c'è qualcosa. Enrico Zanardi. C'è qualcosa che ci cliccava. Barbara Rizzi. Buongiorno, Maria Cavanna. Ci siamo, ecco, ragazzi. Flaminio del Castro non è. Magari sia lunedì ce l'abbiamo fatta. Sì, perché allora, infatti ci hanno bloccato qualcosa. Sì. Perché... Vuoi rimettere Instagram? No, siamo stati, va bene così. Va bene. E abbiamo già fatto parlare tanto tempo agli amici. E Barbara, Barbara. Buongiorno. Patrizia, buongiorno. Patrizia Garrone, buongiorno. Buongiorno. Non c'è il solito messaggino. Consiglio. Ah, eccolo qua. È arrivato solo. Sole, sì. È arrivato. No, perché ti abbiamo detto che ti odiamo, sì. Già allora, passato. Complimenti per la nuova... Ha cambiato l'immagine del suo profilo. Ah, sì? Con una bella boccaccia. Complimenti. Michael. Ci mancavano 300 carote qua per fare arrivato, il collegamento. Allora, le notizie principali, fine settimana non ce ne sono state... di Giuseppe Sannazzaro, Giova Rossi, buongiorno e buon lunedì Giorgio a te. Effetto, buongiorno. Giorgio, scusa, allora arriviamo subito da te, perché abbiamo una notizia importante. Sì, c'è Riccardo, allora, che si è appassionato a questa notizia. Sì, è fondamentale. Adesso, ma era sul Corriere o sulla Stampa? Forse sul Corriere. Vabbè, dopo vai avanti su Torino. Sì. Ci sono un po' di castelli in vendita. Ecco. C'è Riccardo che ti dà un lavoro, Giorgio. No, adesso vi voglio leggere, perché sì, è fondamentale. Sono quasi l'8 e mezza, ragazzi. Se lei mi avesse aiutato a cercarlo, non lo trovo. Appunto, Cronaca di Torino. Citava il Corriere, Giorgio Repetto, l'unico immobiliare per la vendita dei castelli in Piemonte. Ce ne sono 7-8, le ha tutti lui. Salutiamo Fausta Zanutto, dai. Le ha tutti lui. Sì. Buongiorno Fausta. Allora, è nuova Fausta Zanutto? Nuova? No? Fausta. È la tua amica dei biscotti? La mia amica di bianco, ragazzo. Fausta. Questa mattina. Sta funzionando come computer. Sì. Ha qualche problema di connessione. Ha le sinapsi che hanno qualche problema. Allora, ti dico, quando tu hai dei problemi come oggi, cosa si fa con Bolsonaro? Cosa fa? Non lo dici. Ma Bolsonaro decide di non comunicare più se ci sono morti, feriti o contagiati in Brasile. Diciamo che tutto bene, signora Marchesa, in perfetto stile comunista, diciamo nulla e lasciamo andare avanti. Se la gente muore, la lasciamo perfetto morire. Perfetto stile? Comunista. Ah. Non lo dice le cose. Ma Bolsonaro è mica il comunista. Lo so, però lui sta copiando quello stile. Quello stile è veramente... Vorrei farvi vedere come sono bello stamattina. Capite che è difficile stamattina? Già il computer non andava, lui che ha le sinapsi interrotte. Guardate, ragazzi, grazie al caffè del fanciotto, grazie al caffè del fanciotto, guardate, una pelle da bambino, mi sta tornando la pelle da bambino. Fausta, Fausta. Diciamo nulla.
Allora, migranti, ora quota europea. Dunque, appena arrivato il vostro ministro Lamorgese, era andata a Malta, se vi ricordate, a trattare, aveva risolto il problema, come Gigino che aveva risolto il problema della povertà, aveva risolto il problema del ricollocamento dei clandestini, cioè tutti li prendono, nessuno li tiene, siamo dei signori, madama la marchesa, era brutto e cattivo Salvini, perché non li voleva e non provvedeva neanche a ricollocarli. Ora, dopo un po' che tutti dicevamo che era una pagliacciata, l'Italia con altri quattro paesi sta chiedendo all'Europa di ricollocare i clandestini. Allora, le cose sono due: o ci hanno detto delle storie che a Malta non hanno risolto una bella cippa, come direbbe Riccardo, di niente, o magari chi doveva intendere non ha inteso. Scusa, è una pagliacciata, ecco, diciamola un attimo con me, perché mi piace partire un po' spumeggiante. Come vuoi essere spumeggiante con il tuo ministro Bellanova? Ma perché sempre mio? Ma dietili tu i tuoi ministri, ma la roba è da matti. Allora, Patrizia ha ragione, ciumbia che pelle, sei una mora, sei una mora. Guarda, io farei una trasmissione solo con te, cit. Anzalone, Salvatore, buongiorno Anzalone. È una mattina veramente difficile, avete capito già dal computer che Riccardo mette del suo. Bellanova, che sì, si era messa a piangere in televisione perché sì, finalmente aveva sconfitto la clandestinità, no? Comunque del governo di Gigino, e perché aveva fatto la sanatoria per i clandestini per poter permettere loro di andare a lavorare nei campi. Allora, nei campi chi ci va continua ad andare sempre in nero, perché tanto non li metterebbero in regola. Gli italiani vogliono andare a lavorare nei campi e fanno fatica a farsi assumere perché non ci sono i voucher. In più ci sono state solo 200-300 domande di sanatoria, quindi tutta questa esigenza. Come mai? E loro pensavano che 600.000 clandestini... No, ma come mai sono... No. E perché non gliene frega niente a nessuno di quelli che è lì di diventare italiano. La cittadinanza, visto che in Italia, se anche sei clandestino, hai l'assistenza sanitaria, i tuoi figli se nascono in Italia comunque hanno diritto a delle provvidenze di vario tipo, ti danno dei soldi generalmente così per fare niente, nessuno vuole la cittadinanza italiana. Buongiorno a Marco Araldo, hai ragione Patrizia, poi ci spiano per invidia, lo so, ma faremo un'audience pazzesca. La okay, trasmissione io e solo io e Patrizia. Ah sì, sì, se volete sì. Sì, col tuo computer non funziona. Vabbè, no. Già. Ho capito. No, Patrizia, adesso cerchiamo un sistema tunisino. Ho capito che vanno bene. Ho capito perché non funzionava. Ma sì, era Periscope che mi bloccava tutto. Certo, ma se lei continua ad avere questi poteri forti che arrivano contro di lei, e lei deve darsi una ragione. Lei deve assoggettarsi ai poteri forti. No, e boh, non si è mai detto. Allora, intanto che parlavamo di clandestini e immigrazione e sanatorie, l'allarme dei servizi segreti dicono che siano pronti a partire in 20.000. È probabile, perché comunque il nostro governo a quello tende, e Del Rio sarebbe contento, anzi andrebbe a prenderli lui se fosse capace di guidare la nave. Andrebbe proprio a prenderli lui per essere sicuro che arrivi. Non ha neanche la patente nautica? No, è un medico. Del Rio, studiato. Un medico? Sì, un medico. Ah. Allora, no, perché ha fatto il ministro di qui? Sì, sì, no, generalmente se tu sei un postino, ti danno l'assessorato commercio di Alessandria, quindi generalmente è così. No, adesso l'hanno detto a Roggero che non è un postino. Non è di sinistra, cioè non è ancora. Quelli di sinistra. Generalmente io mi ricordo un ferroviere, un postino e uno che lavorava in provincia. Vabbè, come adesso sei. No. No, sei di parte, lo so. Ho solo citato. Ha ragione. Parli di Mattarella. Sì. Mattarella ieri si è fatto vedere. Sì, con la mascherina. Con la mascherina è andato a celebrare l'indipendenza degli enti intermedi. L'unico problema è che gli enti intermedi si sono incavolati perché soprattutto sulla sanità, parliamo delle regioni, hanno qualche problema a capirsi, qualche problema a coordinarsi con lo Stato. Lo Stato vorrebbe togliere loro delle facoltà, loro ne vorrebbero di più. Se posso dire il mio parere, e generalmente lo dico,
Sì. Sarebbe meglio, no, ma lo dica. No, sarebbe meglio che lo Stato prendesse un po' di autorità, un po' di giurisdizione sulla sanità a livello suonato macro. Adesso nelle singole regioni potresti anche lasciare la gestione delle regioni, ma a livello macro, in caso di pandemia o così, abbiamo visto che c'è troppo disegamento. Il problema è che prendendolo in mano gente tipo Bob Hope, i risultati del Veneto non si sarebbero ottenuti. Avremmo avuto, come direbbe Bassani, i cimiteri pieni di gente. Ma lei è sempre proprio... No, vabbè, Bob Hope è malpensante. Hai sentito tu? Malpensante, l'ha fatto la sanità, il ministro della sanità in questo momento. Ma lasci stare, aveva degli altri problemi. I consigli di DPI non ha più. Aveva degli altri problemi. Ah, ok, non veniva su dopo. No, il cubo di Kubrick. Quello è rimasto indietro. No, comunque, come dicevamo, la situazione dell'immigrazione in Italia è quella. Non aspettatevi che ne arrivino molte e molti soldi da spendere. Per mantenerli, questo sì, anche se detto, però arrivano i soldi dall'Europa che ci vogliono. La notizia, come soldi dall'Europa? Eh sì, arriveranno. No, di quest'anno niente. 2 miliardi dicono. Forse. Sono forse riusciti a far arrivare. Allora, parliamo dei soldi dell'Europa. Due aspetti. Primo, sembra che se arriveranno, li sbloccheranno solo nel 2021, anche per lo scopo di costringere l'Italia a accettare, se non altro, subito i soldi del MES. Per quella qualche condizione poi gliele metteranno anche successivamente, no. Per cui noi ci troveremo in casa la Troica, sì. Fosse vero. Noi siamo sempre stati dei fautori. Siamo a favore della Troica, vogliono farci invadere dalla Germania. Sembra un controsenso, ma avessi mi conti la Germania. E poi il secondo aspetto, che mi sembra un pochino più deleterio, però vedrete che capiterà e ve la spiegheranno diversamente, sono gli stati generali dell'economia. Allora, vedrete questa settimana vi strumpallazzeranno con questi stati generali dell'economia che Giuseppi ha deciso di convocare, malgrado il PD non ne sapesse nulla, ma magari Zingaretti l'hanno detto, ma dormiva. E lo scopo qual è? Se arrivano dei soldi, loro dicono che arriveranno, la Castelli sa già dove metterli. Certo, ma lei ha un piano lungo. Se arriveranno questi soldi bisognerà collocarli. Ora, ci sono tanti appetiti che si stanno sviluppando per avere un'aura di copertura. Sapete che Giuseppe crea sempre delle task force. Questa volta la task force si occuperà di economia. Colau? Come? Colau. No, Colau ha già fatto il suo rapporto e non se ne parla proprio, si parte da zero. Quindi Colau ha preso i soldi, stando in Inghilterra. Prendi i soldi e scappa? Esatto, è venuto a portare il rapporto, poi ovviamente scapperà. E stanno preparando questa bellissima task force nella quale parteciperanno noti economisti. D'Alema è uno di questi che è candidato per partecipare. Scusi, ha detto un nome? D'Alema. Mi sovviene Baffino. Qualcosa? Baffino. Sì, uno che con l'economia proprio ci va. L'ha fatto di mestiere, non economista. Fatto di mestiere, sì. Adesso fa il mio. A casa sua? A casa sua. Infatti lui, mi ricordo che una volta con Sallusti parlavano del costo dell'affitto della casa. Eh sì. Lui era bravo. Lo immagino. Perché era riuscito a trovare. Capisce tutto. In centro Roma. Ah, sì, a poco una più. Casa. A poche lire. Sì, a 300 vabbè. Euro. Sì, vabbè. No. Lui è bravo. E questa è sapere fare di economia. Cioè, non è come lei che è spendaccione, castello di qui, di là. A proposito, il suo castello come sta? Bene, sai che oggi sono in full armata. Guarda, Castello Castelbu. Sì, ma ha fatto dei giri, ha fatto qualcosa. Dai, c'era lockdown. Ma non per lei, barone, scusi. Anche per lei c'era lockdown. Certo. Non poteva fare niente. Niente, ha chiuso le e continua. Con la mongolfiera poteva mica scendere. Con la mongolfiera lei. Io mica metto tutti quelle cavallo a andare a sfondare. Niente. Si creava poi un problema internazionale. Sai. No, perché mi hanno detto, il barone va in giro in mongolfiera, l'abbiamo visto. Mongolfiera, detto che va in mongolfiera.
Allora, quindi, come dice il Corriere della Sera, vi ho spiegato un attimo cosa sta succedendo. Sì, cosa no, non si allunghi fare. Troppo, perché guardi che è tutto una minata questa. Solo il titolo. Stati generali, adesso è lite sul tema. No, scusa, cosa ha detto? Adesso è lite sul tema. No, stati generali. Non lo dica più. Non fa quel gesto. Scusi. Vorrei... Marcucci dice che a Conte dico che sbagliare è un lusso non consentito. Cioè, chi è questo? È il capogruppo del PD alla Camera. Porca miseria. Tanta roba. Questa è una notizia... No, perché dovrebbe essere la norma che... Non che adesso è un lusso non consentito. È la norma. Non si... Marcucci, non si può sbagliare, è la norma. Quando si ha a governare, bisogna governare bene, bene. Adesso vi faccio vedere il barone che è migliorato. Adesso ma poi lo fai quando lo faccio apposta. Allora, a lei me lo manda e vado subito. Vi faccio sapere che siamo il Mecchione Caffè, come tutte le mattine, anche se siamo arrivati in ritardo. Il Mecchione Caffè era puntualissimo. Il Mecchione Caffè era puntualissimo, ci avevano preparato già tutto il tavolo. Tutto sì. Ha fatto un bellissimo Dior. Benissimo. Vorrei fare complimenti a Fabio. Tra l'altro bellissimo, bellissimo anche il copo delle sedie. Le sedie, i tavolini bellissimi. E so che la fornitura è stata fatta da Angolo Acuto. Già, vero. Giriamo tutti in Alessandria, i soldi facciamo girare in Alessandria. Ricordatevi di andare a comprare nei negozi di prossimità che hanno avuto tanti problemi in questo periodo. Abbiamo un po' di amici da salutare. Brunetta Montanari, Giulia Alessio, Gianni Bianchi, ciao Gianni, Filippo Guaco, ciao Filippo. Filippo, hai anche dei ciliegi e fragole e qualcosa oltre alla verdura? No, solo per sapere. Patrizia Garone vende la sua cittadinanza al miglior offerente, sì. Ma non la vuole nessuno. Ma no, quella italiana. Allora, poi vorrei salutare anche Massimo Sanna. Buongiorno Massimo. Buongiorno, benvenuto. Chissà col suo track dove è stato. Ma lui adesso sta organizzando. Nel weekend chissà cosa fa. Fa dei giri pazzeschi, ma non solo, ferrato. Ci hanno detto che si sta organizzando anche qui nelle sale. Sì, noi sappiamo che ci potrebbe essere una location. Grande sorpresa, magari ci troverete anche lì. Anzi, ci troverete sicuramente. A trovarlo sicuramente. Allora, volevo ancora ricordare che ci sono delle notizie sulla stampa abbastanza spaventose sul mercato dell'auto, ma lo possiamo risolvere, almeno di Alessandra, andando da Resica. Certo. Concessionario Volvo, Lille e Nissan, quindi le macchine lì sono bellissime, sanificate, la possibilità di visitare e di provarle è assolutamente sicura. Sono tante offerte garantite e tutte le alimentazioni che volete ci sono. Tra l'altro i finanziamenti agevolati dallo Stato, contributi, bonus per le macchine elettriche sono già stati previsti, probabilmente ci saranno quelle anche a motore a scoppio, quindi tenete presente, ma da Resica mentre andate alla Resica a Spinetta Marengo, io vi consiglierei di farvi un tosto, così per, lungo la strada, track. Mi mangiate un tosto. Mangi il tosto, no? Sì, di carne. Date alla bottega della carne piemontese, dite quei due matti zuzzarelloni, sì, piace zuzzarelloni. Mi piace, sì. Dice, vorrebbero assaggiare. Ci ha detto di assaggiare il tosto. Il tosto e non vi diciamo cos'è. Ne vale molto, molto la pena. Molto la pena vale andare a trovare gli amici di Coscia Arredamento. Mi sono della Spinetta, vai a trovare il Coscia. E certo, senti. Infatti fare una bellissima cucina dove cuocere il tosto, ma anche arredare la camera da letto, arredare il salotto, arredare un po' tutto. Materassi Simons, assolutamente. Ma in cucina, che cosa ho io in cucina? È un mucchio di roba, dimmi. A cosa bravo, bravo. Agli accessori della Continuare Boyd. Allora, il set di coltelli, vabbè, quello lì. La gelatiera. Beh, hai visto che c'è tanta roba qua. La gelatiera consuma anche molto poca elettricità, quando finisce di fare il gelato te lo mantiene fresco, te lo manteca continuamente in modo che non diventi duro. Grande qualità. Cioè lei l'ha già portata a casa la gelatiera? E non ci sta, non ci mette dietro domenica. Come non ci sta? Adesso tu non metti dietro domenica. E lei deve chiudere il soggiorno. Col telegrafo, dopo un po' di per avere il...
la scelta e magari andare a trovare il negozio, oppure se siete fuori le sale acquistare. Lei deve fare una cosa semplice, veramente molto molto semplice. Toglie il divano, toglie quelle orpelli di una volta, sì, e fa un grande banco cucina, sì, in soggiorno, dove finalmente può anche mettere la cantinetta refrigerata per i vini bianchi e le bollicine della cantina di Fontanile. Ce l'hanno meraviglioso, la cantina di Fontanile, esatto, la cantina che è il coltello del Boglio, la potete riempire dei vini di Fontanile, ne vale veramente la pena, i vini bianchi, rosati, buonissimi. E la consegna della salda è gratuita, anche se sono Fontanile, voi non potete spostarvi, la potete ordinare e la consegna viene fatta in Alessandria gratuitamente. Ecco. Direi che siamo a tanta roba. Parlavamo di Giorgio Repetto all'inizio della Sì, ne abbiamo già parlato prima. Sì. La migliore agenzia. Volevo solo ricordare che le vie Trotti hanno le vie Piacenza col 347 45 15 17 6, riuscite a metterlo in contatto e poi in un appuntamento per risolvere i vostri problemi. Una location come questa non la trovi, perché i due buoi veramente un ristorante. Vabbè, certo, però trovare delle case lì, sì, delle alternative. Due Buoi sono via Cavour, magari se vuoi un alloggio vista Due Buoi puoi anche trovarlo, Giorgio Repetto te lo trova, sì. Perché nei Due Buoi si mangia bene, quindi si può andare a pranzo, cena. Lo chef adesso l'ultima che si è inventato sono i rabatò alle nocciole. Cioè non riesco a capire Lo so, per andare a assaggiare. Comunque vi potete anche far consegnare a casa, perché continua la possibilità di ricevere gratuitamente consegna a casa dei piatti meravigliosi di Marco Molano. Trovate su internet tutti i menu, sono 4 menu diversi che poi potete anche combinare come volete, e avere una consegna gratuita in Alessandria ordinando almeno un'ora prima di quella richiesta prevista per il vostro pasto. La CIA ha mandato online venerdì scorso il suo nuovo TG. Sì, bravo. Si chiama Social News. E il TG della CIA. E chi c'è? Che fa la conduzione? Ma certo, non possiamo che fare complimenti alla nostra Jenny. Sì, veramente brava. E anche Giampiero Piccarolo, che si è messo in contatto con noi, è uno degli ideatori di questa kermesse. Voglio salutare anche Serena Tettoni, buongiorno Serena. E vi ricordo che Giampiero è anche presente sempre al CAF della CIA, in piazza Ceriana e in via Savonarola qui in Alessandria, per risolvere i vostri problemi, per le dichiarazioni. Scusi, sulle 8:12 c'è già, se posso mi collego. Isabella, mandiamo un cuoricione. Se posso mi collego, è già qua. Eccola lì. Eccoci per fare delle riprese, anche se avete aperto le vostre aziende, anche professionali, da Channel, videoproduzioni, computer grafica anche in 3D o fotografia anche con i droni, potete risolverla in maniera professionale, veramente ben fatta. Ancora le notizie, quando non ci siamo noi che le diamo benissimo, le dà altrettanto bene Alex 89.9 nei clock orari, oppure tra una notizia e l'altra, la bellissima musica, una di ieri e una di oggi. Corretto? Anche le notizie, una di ieri e una di oggi. Sì. Ah no, era per dire. Sì. Salutiamo anche Gilberto Preda. Buongiorno Gilberto. Michele ci dice in piazza Marconi il meglio, ma è certo che in piazza Marconi il meglio. Il meglio, sì, sì. Il meglio di tutto, il meglio degli alloggi, il meglio. E anche della foto, andate a acquistare lì, non andate nei supermercati, ecco, che vi danno della roba. Adesso stiamo pensando di fare tutti i sabati un flash mob da Michele. Michele ha detto che dà a tutti un frutto da assaggiare, sì. La promozione di Michele. Ecco. Bene, il Movimento 5 Stelle mi preoccupa un po', perché da gennaio hanno 6.000 attivisti in meno. Io non vorrei che... Ma sai perché? Vado a nuotare con le sardine. Bravo, lei lo sapeva già. Sono della stessa... ma lo sapeva già. Tornano le sardine e rilanciano lo Ius Soli. Che tra l'altro le sardine, vorrei fare complimenti alle sardine, perché il livello culturale è veramente uguale a quello del Movimento 5 Stelle, hanno risolto il problema dell'omicidio Moro.
sapete che c'era stato, poi c'era deciso che erano le Brigate Rosse, loro sanno invece che sono stati, è stata la mafia. Salvini? No, la mafia. Ah, la mafia. Hanno detto le Sardine, non penso che sia sbagliato. Ecco. Tra l'altro poi volevo fargli i complimenti, sì, perché nella loro manifestazione di Roma, bravi, sì, non hanno fatto come, come quelli che sono arrivati all'improvviso senza dire niente, no, del 2 giugno, no, perché non hanno detto niente a, però, a Meloni. Quelli a destra però erano sudati e tatuati, come dice loro figlio, erano un po' sudatici e poi hanno detto anche che c'era la gente della brutta e tatuata, quindi sai, invece lì erano tutti belli. La manifestazione che fa riferimento al caso di Roma, ma anche a Bologna, con le stesse forme, quindi a distanza, e di quelli col pugno chiuso per i neri americani. Tutti in ginocchio? Come? Tutti in ginocchio. Tutti in ginocchio, perché... Vabbè, insomma, fa scena. Allora, vorrei... Quella vorrei... risolve molte cose, e tra l'altro con le distanze garantite, cioè direi che loro possono farlo. L'usura minaccia le aziende in crisi, il 10% finisce nella rete. Ecco, questo è uno degli altri drammi che si stanno consumando in questi giorni, molti dei quali anche perché c'è poca liquidità, calo delle vendite, ecco, principali preoccupazioni arrivano proprio da Concommercio. E ecco, parlando di liquidità, è uscita una circolare dell'ABI per sveltire un po' le pratiche di finanziamento, quello che Giuseppe aveva detto, sì, avrebbe risolto i problemi. Diciamo che un quinto delle richieste è stato evaso, fino al 20% neanche, è stato quinto. Evaso, quindi sì. Sì, bravo. Neanche 20. No, no, stavo pensando al numero. Madonna, mi ha dato la mano. Vabbè, ormai. Non siamo congiunti. Siamo congiunti. Il 20% è stato evaso, adesso sono uscite le nuove disposizioni che prevedono addirittura l'autocertificazione, pensate. Per la concessione dei finanziamenti e delle procedure leggermente più veloci per cercare di avere dei soldi alle aziende che, due notizie, quella di Riccardo, che sono in mano all'usura perché hanno bisogno di soldi e che hanno subito la recessione peggiore, soprattutto al nord. Diciamo che Alessandria non faccia mancare niente, siamo una città col più alto tasso di disoccupazione tra i 18 e i 29 anni in tutto il nord Italia. Bene. Noi in Imperia, in tutto il nord Italia, siamo al 21,9% di disoccupazione. Bene. No, no. Voglio salutare Mare Mortale che invece ci guarda da Asti. Ah, buongiorno, credo, Mario, benvenuto. Credo, No, Asti non è piazzata come la Santa, siete fortunati. E poi... Ecco, su Asti invece c'è una notizia interessante, visto che c'è Mario collegato, sì, e direi che ti può far piacere, vi può far piacere. Sembra che Cirio voglia, malgrado il vostro presidente della Camera di Commercio fosse contrario, far tenere le manifestazioni dell'autunno, speriamo, perché portano tanti soldi, due ad ora, la saga del trattato di Alba. No, ma il problema del stanziamento di loro, perché loro sono bravi a gestirla, però i nasti avevano paura per il contagio, Cirio, sì, vuole farlo lo stesso, quindi direi per la città è un'ottima notizia. Allora, vorrei salutare anche Tiziana Sardi, il nostro assessore Pier Vittorio Cicaglioni. Buongiorno, buon assessore. E Vittorio Alata. Benvenuto. Volevo darti anche un'altra notizia. Importante? Sì, importantissima. Gilberto Preda, il sindaco di Centro Grigio, ha fatto solo 98 coperti invece dei 100 previsti. No, come mai? E mancavano due. Ah, non... Ha dato la colpa a noi. Ah no, noi abbiamo dato... Ha dato la colpa a noi, dice mancavate voi due per fare il famoso 100, 100, 100 coperti. 100 no? Coperti, sì. Ma lui li fa tutti i giorni. Sì, e lo so, però mancavano due. Cioè sabato e domenica. Sabato. Anche domenica a pranzo ha fatto di nuovo 98. Brutta cosa. E si lamentava. Ha fatto 102 la sera. Ha fatto 102 la sera. Lui fa 100 di media. 100 di media, sì. Non so, alla sera non ho ancora i dati, perché a me arrivano i dati. Sì, come l'audit, perché erano 9:30. No, mi arrivano meglio dell'Auditel e meglio di quelli lì di Milano, Roma, quelli che si siedono al tavolo. E dicono, io ieri ho visto quanti si sono infettati, quanti sono guariti, quanti. La protezione non hanno avuto le mascherine, sì, quanti non trovano i guanti,
Tu dici le mascherine che non hanno avute, alcuni dice che si è auto incensato e ha detto che bisognerebbe ringraziarlo per il grande lavoro che ha fatto. Tu che dici? Sei una muta persona. 197 in tutto i contagi del ieri, nessuna vittima, 10 regioni, c'è sempre la Lombardia che è piuttosto pesante, anche Piemonte è calato molto. Questa può essere una buona notizia. Adesso siamo alla guerra tra esperti che sono d'accordo e contrari al, uno contrario all'enfatizzazione del virus, altri contrari a minimizzare, tutti contrari a tutto, non sappiamo come può funzionare, sappiamo solo che la situazione è migliorata, questa è la notizia più importante. Vabbè, noi siamo contenti. Assolutamente, siamo contenti. Senti, di basso più di gente. Adesso Burioni non va più da nessuna parte? No, perché ha preso un mucchio di commesse dalla Telecom, da FCA e tutto. Come commesse? 200 milioni a botta, 200 mila euro a botta, per fare consulente, per la sicurezza di queste varie aziende. Ah, ecco. Vabbè, faccio andare in televisione da Fazio, cioè Fazio è bravo, fa dei contratti, come fa un contratto di Fazio non li fa nessuno. Ah beh, certo. Quindi ho imparato a fare le cose. Senta, volevo dire anche che ho visto che c'è in vendita un faro di nuovo, no, perché lei si era perso gli ultimi fari. Gli ultimi fari lei. Si è perso, sì. Con la storia io voglio vedere la mia bambina, non voglio andare troppo lontano. Questo deve essere un film bellissimo, c'era in un faro una radio privata. Nel faro? Bellissimo. Dove l'ha visto? È in televisione. Quale? È un film dell'orrore, però è bello. No, ma scusi. Lei ha guardato la televisione quale? Quella degli anni 60? Perché... No, questo film è di Carpenter, l'aveva girato nel 2010. Cioè, ha visto un film di oggi? Sì, non un film di ieri? No, cioè, già negli anni 2000 è un film millennial? Sì, millennial, bellissimo. Non c'è più religione. Le volte usa, la polizia si accusa, ricordiamoci che è palese la strumentalizzazione politica contro Trump, quando si sa che dall'altro lato sono i sindaci che governano la polizia in America, quindi direi non sta dando in piedi l'accusa a Trump della violenza usata dalla polizia. Qualche sindaco sta già cominciando a arrabbiarsi, quello di New York per esempio ha ridotto gli stanziamenti per le forze dell'ordine, mi sembra sbagliato e lo pagheranno poi con ulteriori razzie, ulteriori rapine del negozio, perché comunque questa gente è in giro anche solo per quello. Sono affascinato dalle sardine di noi in piazza dopo mesi, che forza. E riportano da leggere sullo Ius Soli, cioè è uscito la scorsa settimana un sondaggio interessantissimo sullo Ius Soli e sembra che sia d'accordo a questa soluzione il 23-24% degli italiani. Gli altri sono proprio contrari. Perché? Lo Ius Soli, cioè, guarda, il problema attuale è lo Ius Soli. No. Ecco. Le sardine però sono sul pezzo e hanno scoperto anche dopo l'omicidio di Moro, hanno scoperto quali sono le vere esigenze degli italiani. Allora, così è. Beh, è un momento così. Sì, è un po' difficile, sì. Senti, ma adesso questa nuova pace, chiamiamola così, tra in Libia, tra le due fazioni. È rimasto un po' fregato Vladi. Vladi? Coi turchi? Sì, no, perché i turchi hanno appoggiato a Sarraj e sembra che vincano loro Haftar, che doveva vincere, sto per vincere, che era appoggiato da Vladi, si sta ritirando perché Sarraj si sta. E come mai Vladi si è preso sto svarione che non può è da lui? Può darsi che gli hai fregato. Aveva le tossine. Può darsi che gli hai fregato. Aveva fastidio le tossine, si è distratto un attimo. In questo momento forse aveva altri problemi. Sì. E le domandate ve la fare. Può anche darsi che Haftar fosse spesso come la Nita, quindi non lo sopportasse più.
così, così è interessante l'invito a leggere l'articolo nello studio pubblicato che citavo prima sulla disoccupazione della provincia di Alessandria sulla stampa redatto da buon Domenico Ravetti, che ha fatto uno studio abbastanza approfondito sulla situazione occupazionale attuale della provincia di Alessandria. Provincia di Alessandria. Provincia di Alessandria, sì, sì. Ecco, come dicevo, più del 9% di disoccupazione tra i giovani tra i 18 e i 29 anni, che è una notizia piuttosto pesante. E in più Alessandria soffrirà di tutte le crisi mondiali, ne soffriremo in Alessandria, perché per esempio ArcelorMittal che vuole licenziare 3.300 persone, ci sono anche diversi dipendenti a Novi. È piccola. Ma proprio licenziare o solo... No, licenziare, cioè, devo ridurre il piano industriale con 3.300 esuberi, che ovviamente... Ma non va bene così. Ovviamente i sindaci, i sindacati non vogliono, però il piano industriale è quello, se l'acciaio non si consuma, io voglio sempre chiedere ai sindacati, che sono dei fenomeni, come si può fare. Sindacati, ecco, vi dico una bella notizia sui sindacati. Sì. Una insegnante, sì. Sapete che adesso c'è un problema dell'insegnamento online. Vai avanti, che questa è una bella notizia. Insegnante di scuola elementare ha pensato bene, per avere i bambini vicini, non infettarli, di tenere le sue lezioni in un prato. Sì. Bellissimo tempo, in un prato, con le loro copertine, bellissimo l'insegnante, con il libro in mano che fa vedere ai ragazzini, insegna ai ragazzini fisicamente, secondo lei è una buona cosa. I sindacati non è piaciuta questa cosa, perché un insegnante che abbia voglia di lavorare fa fare brutta figura ai suoi colleghi, quindi le hanno imposto di non fare più lezione con queste misure di sicurezza adottate, perché altrimenti i loro colleghi, i suoi colleghi sarebbero stati mal gesti. È la dimostrazione che la meritocrazia per i sindacati deve essere solo al ribasso, cioè l'esempio deve essere per Androne, chi ha voglia di lavorare e migliorare, gli trappiamo le ali. Allora, voglio salutare Rosalba Cugnolo, Vittorio da Pra, Michele, ricordatevi che sono di Arti, mica per niente. Michael. E mentre Gilberto ci dice, la BBC presenta i dati di Centro Grigio, lo sappiamo. Abbiamo la nostra signora della CNN, prossima settimana, CNN darà i dati tutti i giorni. Pierellina, buongiorno. So che dal sito CNN si potrebbero prenotare anche i campi di padel direttamente. Ci sono... Sul sito? Sì, sul sito. Cioè, Centro Grigio, cioè, se voi vedete sul sito della CNN il logo Centro Grigio, cliccando solo potete prenotare i campi da calcio e i campi da padel, o magari le visite nel centro medico, tante cose, o i pranzi e cene, perché c'è un ottimo servizio di ristorazione. E sopra c'è ovviamente la foto del sindaco che sovrasta. Bello il Castello Settimo Vittorio. Allora, poi salutiamo anche Piero Guadagnoli, Totti Marchesin, Maria Paola Bava, Fabrizio Piccinino, Serena Tettoni ci fa gli applausi perché siamo a dare sempre notizie. Secondo me un altro dei problemi di Centro Grigio è che adesso ha deciso di fare l'università. Ha uno spazio nuovo per fare un college universitario solo per studenti che sanno giocare a padel. Non prendono altri, il master per poter essere lei gioca un po' a padel? Giocavo a tennis, ma padel non l'ho provato. Dovrebbe provare però, con le sue ginocchia andranno lontani, perché con le mie non ne parliamo, ma con le sue... Saranno veramente passo. Prima partita riesco a farla, poi per una settimana non cammino più, mi portano in carrozzella, ma poi si può fare e vincere anche poi. Movida e Rissa ha preso la coltellatore e figlio del capo degli ultraenteristi, anche quelli sono. Ma quelli lì sono quisquiti. Mi dispiace per la tua amica di Letta Leotta. Cosa è successo? Sono andato in casa. Allora, lei
viene pagata, sapete, tutti questi testimoni influencer fanno le foto, fanno i selfie in qualche ristorante che diventa famoso, no? Certo. Alla sera è andata, sabato sera è andata in un ristorante famoso di Milano, la Rovida, e ha fatto le foto, sono qui, venite a trovare, che stava consumando lì. Anche là li sono andati a trovare. Non sono andato a trovarla, sì, a casa, non nel ristorante, ma a non casa. Non è ristorante? No, a casa. Ah. 150.000 euro di botta. Ah, vabbè, perché non ha messo il nuovo impianto di videosorveglianza, quello che ha lei al castello. Adesso è interessante, ecco, vi segnalo, sono uscite le specifiche per il bonus ristrutturazione. Ah, sono uscite le specifiche, anche i privati possono farlo. possono farlo se sono nel condominio, però deve essere comunque una cosa che ti comporta il miglioramento dell'efficienza energetica di due classi, quindi devi praticamente cambiare. Ma solo per il condominio o anche per case private? Se lo fa il condominio lo fai sulle singole, lo fai sul condominio e per i privati. Sì. Allora, se il condominio migliora la propria classe energetica, quindi magari facendo il tetto, le operazioni esterne dei singoli alloggi rientrano in questo finanziamento. Capito? No. Allora, il condominio decide. Ah, io il condominio cambia il tetto. Però io voglio cambiare solo i serramenti. Aspetta, il condominio è una classe energetica E. Sì. Per arrivare a. Sì, sono le classi. Lui deve arrivare almeno a una classe energetica C, cioè ancora di due classi. Sì. Quindi magari fa tetto con i venti gli esterni. Coibenta anche magari i serramenti esterni, quelli sono dei privati. Sì. Tu, se viene fatto questo lavoro, viene messo non so, il pannello fotovoltaico sul tetto, se tu cambi anche la tua caldaia, lo puoi fare e rientri in questo finanziamento. Se tu, se tu ti colleghi al pannello fotovoltaico. Lei per esempio a casa sua, che normativa avete deciso? Di tutto. Quanti classi migliorate? 3, 4, 5? No, perché so che la sua è una casa un paio sicuramente. Un po' decadente. No, tu ce l'hai con l'ambientazione del muro. No, io ho anche la camera d'aria. È già stato costruito con no, io la camera d'aria ho una bicicletta. l'unica camera d'aria ma mi dà un vantaggio energetico, mi dà un vantaggio. No, perché mi volevo collegare al bonus tricicli. Sembra che sia già esaurito e che ci sarà un click day per averlo, quindi non ci sono biciclette disponibili e dovete fare la corsa per avere il finanziamento che proprio al secondo, perché dovete avere la porta da casa. Però tricicli. Perché io sono interessato al triciclo elettrico. Penso che ci sia. Quel bel cestinone grosso dietro. Come fa la spesa? Da Michele. Da Michele, principalmente da Michele, ma non so. Beh ragazzi, abbiamo fatto la puntata. Guarda, è tornato a trovarci Carlo Maria Giaiotto. Ciao. Buongiorno, purtroppo siamo e alla fine. E Pierangelo Corino. Benissimo. Purtroppo ragazzi siamo alla fine, è una puntata un po' più corta perché sto. Sacramento ha deciso di farci arrabbiare. Poteri forti avremmo voluto raccontarvi anche di Pavel Bush e tutti quelli che hanno girato le spalle a Trump e Trump piangeva. Immagino. L'ho visto. Bush non è stato furbo anche in questo caso. E di tante altre notizie. Sì, ma ve ne daremo domani. Tanto le notizie sono le stesse e le ricicciano tutti. Ecco, no, io vi do un consiglio: comprate il giornale. Abbassa mediale. No, volevo vedere se flotte aziendali, se noleggio paga. Mi ha fatto parlare un buco di tempo in battente. Asse di coppa, Quante notizie. Ecco, una notizia che può interessare è che Ronaldo è diventato il primo giocatore di sport di squadra a superare il miliardo di patrimonio. Ah però. Sì, dopo Holyfield e... Tiger Woods è arrivato il primo di uno squadra. Noi siamo contenti perché anche la squadra di Venaria potrà averne dei vantaggi. Pagare di più. Noi ringraziamo gli amici di averci seguito anche in ritardo, abbiate pazienza. Scusateci, ma non era la nostra volontà. Non capiterà più. Ci vediamo domani mattina alle 7.30 puntuali e vi ricordiamo che turista non vuole pensieri. Il ricco è ricco e se volete fare un bambino fate l'amore un giorno sì e un giorno no. A domani. Ciao, a domani.